Secondo Husserl e Heidegger, l'umanità europea si trova oggi in una crisi profonda. Questa crisi iniziò già quando i greci passarono alla loro nuova apertura nei confronti del mondo in quanto mondo e così facendo fondarono la cultura europea. Nell'esplicita apertura al mondo dell'esistenza autentica è insito fin da principio il rischio che il mondo, proprio manifestandosi come mondo, diventi l'oggetto di un atteggiamento oggettivistico e funzionalistico che mette il mondo a propria disposizione. Questa possibilità è diventata largamente reale nell'epoca della società globale dell'energia. La diagnosi del presente sviluppata da Husserl dice che il carattere di orizzonte del mondo è piombato nell'oblio, nel mondo scientificizzato, e secondo Heidegger in questo oblio del mondo della vita si nasconde un oblio abissale di quel ritrarsi che garantisce l'opposizionale apparire della dimensione di apertura chiamata mondo. Se l'oblio del ritrarsi è così profondo da dimenticare l'oblio stesso, si pone il problema di come si possa ancora giungere in generale a una disponibilità filosofica di rammentarsi del ritrarsi nell'apparire del mondo e, per questa via, di vivificare l'esperienza del mondo della vita resa possibile appunto dal ritrarsi. Oggi intendo partire ripetutamente anzitutto da Husserl e mostrare che nella società contemporanea il bisogno di esperire il mondo della vita come la connessione di rimandi degli orizzonti non è scomparso completamente. La riflessione nella quale mi collegherò a Husserl richiamerà la nostra attenzione alla politicizzazione del mondo per mezzo della democrazia. Fatto questo, ci domanderemo se il mondo politico sia in grado di riservare uno spazio per un'esperienza del ritrarsi. Infine, dal momento che il ritrarsi si annuncia per tonalità emotive, vorrei affrontare il seguente problema. Ci sono oggi tonalità emotive che possano far risvegliare una sensibilità nei confronti del ritrarsi in modo da poter creare un rinnovamento dell'apertura al mondo, caratteristica dell'esistenza autentica. Procederò incominciando con Husserl e riprendendo la sua analisi dell'oggettivismo nell'esercizio della ricerca della scienza moderna. Ieri avevo detto che attraverso l'oggettivismo la visione del mondo teoretica, propriamente libera da interesse, si trasforma in un operare tecnico-professionale interessato all'efficienza dei compiti di produzione. Ma un tale operare non è nient'altro che lavoro produttivo nel senso della società moderna. La produttività di un simile lavoro si può migliorare ripartendolo e suddividendolo. Il mondo viene perciò indagato secondo le regole del lavoro diviso. L'oggettivismo è quel gesto che fa apparire la filosofia come superflua. Se il tutto del mondo viene investigato in maniera efficiente nelle singole scienze, quella meditazione tradizionale che riflette su questo tutto, definita filosofia, sembra essere un inutile raddoppiamento. Il bisogno di filosofia non è più una ovvietà e deve allora essere, per prima cosa, nuovamente risvegliato. Ma da quale parte è accessibile a questo scopo l'irrigidito atteggiamento naturale della epoca attuale? La risposta può essere soltanto una, là
dove esso ha conservato un ricordo del fatto che, in ultima analisi, gli uomini non possono percepire secondo le regole della divisione del lavoro l'istanza del rendiconto responsabile circa il loro agire. Una simile divisibilità del lavoro non è possibile perché tutti i mondi particolari, anche quelli della ricerca, rinviano l'uno all'altro. Nella coscienza, da questa connessione di rimandi non possa essere sezionata da nessuna parte, si annuncia ancora oggi l'idea della onnicomprensiva connessione di rimandi dell'unico mondo. Di conseguenza, questa coscienza si offre come il punto di collegamento per il risveglio di un nuovo bisogno della riflessione filosofica. Ma l'uomo compie oggi da qualche parte una esperienza nella quale può acquisire una tale coscienza. La riflessione filosofica non ha alcuna chance se confronta l'impaccio naturale nei mondi particolari direttamente con l'esigenza di un radicale render conto alla quale manca ogni rapporto con i mondi particolari. La meditazione deve collegarsi a una esperienza connessa ai mondi particolari nella quale si prepara già l'apertura per l'unico mondo. Il medesimo problema si era posto già per l'antica doxa. Nella seconda lezione ho richiamato l'attenzione sul fallimento di Platone di fronte al problema della doxa. Platone conosce solo il contrasto diametrale fra il logos del render conto responsabile e una doxa che, a causa del suo rimanere invischiata in unilateralità, deve essere criticata e superata. Platone non ha però visto la possibilità che la doxa stessa possa assumere il carattere del rendiconto. Essendo cieco nei confronti di questa possibilità, egli non poteva in fondo spiegare cosa deve in generale muovere gli uomini che sono invischiati nella doxa a lasciarsi coinvolgere nel rendere conto. L'atteggiamento naturale non si lascia forzare da una critica che oltrepassi la possibilità di un divenire rendiconto della doxa stessa. Questo atteggiamento ha bisogno di un'esperienza mediatrice, cioè del rendiconto reciproco nel campo della doxa stessa. Come ho spiegato nella seconda lezione, la possibilità di questa peculiare esperienza è sorta con l'invenzione greca della democrazia. Per suo tramite si forma il mondo politico. Lo spazio pubblico di questo mondo viene dischiuso dal conflitto che il giudizio riflettente innesca per il conseguimento dell'opinione più pertinente, dunque per mezzo del rendiconto nell'ambito della doxa stessa. Nell'età moderna la democrazia si è imposta in tutto il mondo come la norma, sebbene spesso riconosciuta solo a parole, che regola la vita pubblica in comune. Di conseguenza c'è oggi, dal punto di vista fattuale, un'esperienza in cui ognuno può prendere coscienza della possibilità di un trascendimento della ristrettezza legata ai mondi particolari in direzione dell'unico mondo. Oggi anche gli scienziati fanno questa esperienza quando devono rendere conto, al di là della loro attività di ricerca particolare, nella sfera del confronto pubblico.
La riflessione filosofica può e deve collegarsi a questa esperienza del rendiconto politico nella democrazia. Ma il presupposto di tutto ciò è che essa, come fenomenologia, superi l'antica interpretazione platonica della doxa politica proprio in quanto interpretazione erronea e non trascuri più a lungo questo genuino fenomeno del politico. Il mondo politico deve rappresentare un tema centrale per la fenomenologia se, in vista della situazione di crisi della nostra epoca, non vuole fermarsi all'anamnesi e alla diagnosi, ma vuole parlare anche della possibilità di una terapia. Si può scorgere una via d'uscita dalla crisi soltanto se è possibile rinnovare l'apertura dell'esistenza umana al mondo in quanto mondo. Questa apertura si regge sulla sensibilità verso il ritrarsi nell'apparire del mondo. Quindi, per prima cosa dobbiamo chiederci se nell'esperienza del mondo politico risiede anche la possibilità di esperire il ritrarsi. A questo scopo osserviamo ancora un momento la disputa per il conseguimento di quel giustizio riflettente migliore mediante il quale le possibilità di azione diventano affari pubblici. Come avevo spiegato nella seconda lezione, la riflessione del proprio giudizio è richiesta dalla considerazione delle divergenze di opinione che nascono dall'incertezza di principio riguardo al futuro. Ora, questa incertezza si annuncia già nel presente, per la precisione nel fatto che in ogni situazione noi possiamo essere sorpresi dall'elemento imprevedibile del nuovo. Il nuovo conferisce alla singola situazione il suo particolare carattere. Essere sorpresi dall'aspetto particolare della situazione significa non possedere ancora alcuna regola universale secondo la quale si debba e si possa giudicare la situazione nella sua particolarità. Poiché il caso singolo, la situazione, è dato prima della regola, la regola che lo riguarda deve ancora essere scoperta. Appunto questo è, secondo Kant, l'apporto del giudizio riflettente a differenza di quello sussuntivo o determinante. Le sorprese che le situazioni riservano non si lasciano anticipare. Perciò in ciascuna deliberazione che deve portare a decisioni si deve essere consapevoli che per l'agire si offrono sempre di nuovo nuove occasioni e per loro tramite ha sempre di nuovo altro valore l'espressione è il momento o non è il momento. Viene il momento in cui il tempo è maturo per una determinata decisione e quel momento non deve essere mancato. La coscienza del fatto che per determinate decisioni c'è l'istante favorevole o sfavorevole e quella componente fondamentale dell'esperienza quotidiana del tempo che i greci hanno definito con il concetto di kairos. In questo luogo, decisivo per le nostre ulteriori considerazioni, si mostra ripetutamente che nelle proprie analisi la fenomenologia del mondo
si vede rinviato dovunque ai greci. Nella disputa delle opinioni si tratta di stabilire se e sotto quale punto di vista una situazione deve essere valutata come possibile kairos. Così facendo si decide il modo in cui in generale in essa si possa agire. Ma si presenta sempre anche la questione di come si debba agire. Chi a questo proprio proposito vuole fare una proposta che sia accoglibile dagli altri, deve collegarsi a un qualsiasi presupposto che egli ha in comune con essi. Costui ha bisogno di un fondamento di comunicazione, anche se egli propone fondamentalmente nuovi modi di comportamento. Egli può fondare motivamente anche questi ultimi soltanto richiamandosi a presupposti dei quali egli può a buon diritto assumere che vengano ovviamente accettati da tutti. Non ci si potrà aspettare questo fin dal principio da convinzioni che sono formulate esplicitamente come tesi. Infatti, in quanto tesi, esse possono diventare oggetto della disputa delle opinioni. A differenza di queste, ci sono anche convinzioni che si sono abitualizzate nella forma di consuetudini, di norme di comportamento comunemente esercitate. Il contesto globale di tali convinzioni vissute, che costituisce il fondamento della vita in comune pubblica, è stato chiamato dai greci ethos. La disputa circa il giudizio più pertinente presuppone che i partecipanti abbiano in comune un ethos. Questo non significa che tutto sia stato predeciso in virtù dell'ethos. Esso può soltanto predelineare l'orizzonte delle norme in cui si deve agire. A causa delle sorprese nel kairos, si devono prendere sempre nuove decisioni riguardo al modo in cui si può agire. In questo modo, il mondo politico, a partire dalla sua origine, dalla disputa delle opinioni, assume una labile posizione intermedia fra ethos e kairos. Questa condizione oscillatoria fra il nuovo ed il normale, fra il sorprendente e l'abituale, inerisce intimamente alla temporalità dell'esistenza umana. In tutte le azioni che si svolgono nel presente raccogliamo l'eredità del passato e guardiamo anticipamente nel futuro. L'incertezza del futuro che si annuncia nel sorprendente nuovo di ogni kairos si fonda sul fatto che non possiamo conoscere con certezza nel presente attuale le conseguenze future dell'azione. Le conseguenze devono prima diventare presente per mostrare una determinatezza univoca. Quindi il presente futuro non si trova alla portata della nostra conoscenza e, in questo senso, è inafferrabile. Il nuovo ci perviene da un futuro che non possiamo anticipare. Così il kairos si spiega in base all'inafferrabilità del futuro. L'ethos ha un analogo rapporto nei confronti del passato.
Se in un determinato momento i costumi che costituiscono l'ethos fossero stati introdotti per mezzo di una decisione consapevole, sarebbero soltanto una abitualizzazione di convenzioni sostenibili come se fossero tesi e quindi non più ovvie e non potrebbero essere reclamati come presupposto vissuto della comunicazione. Perciò quel presente in cui nacque l'ethos si trova inafferrabilmente al di fuori della portata della nostra conoscenza. Per la prima decisione in cui fu assunto un ethos, non c'è alcun punto temporale storicamente databile, ma tutt'al più un mitico c'era una volta. La normalità normativa non rapporta la sua validità in base a un passato che potrebbe essere presentificato in un ricordo reale. Qui, nell'esperienza del mondo politico, si conferma una supposizione che ha ispirato nella massima misura il pensiero di Heidegger. Una supposizione che, cioè in virtù della sua temporalità, l'esserci umano è una esistenza finita. Come ho già avuto modo di spiegare, per Heidegger finitezza significa che l'apparire del mondo viene accordato a partire dal ritrarsi. La latenza del ritrarsi si annuncia nell'ethos e nel kairos. La loro provenienza temporale resta inafferrabilmente nascosta alla nostra conoscenza e, in questo modo, sottratta alla portata del nostro potere di disposizione. Questa indisponibilità rende possibile il mondo con le sue possibilità di azione, proprio mentre limita queste possibilità stesse. Questo è finitezza. Il ritrarsi non è dunque una perdita, ma contiene in forma di un doppio favore del tempo le condizioni affinché possa nascere il mondo politico. Il tempo lascia che giungano le occasioni adatte per l'agire e rende possibile che questo agire diventi comune, lasciando che modi di comportamento si sedimentino diventando abitudine comune dell'ethos senza il nostro intervento, mediante la passività dell'abitualizzazione, come direbbe Husserl. Così l'apparire del mondo politico si fonda su una duplice liberazione dalla latenza e in questo senso possiede il carattere della finitezza. Così si spiega il fatto che la vita nel mondo politico tiene effettivamente pronta una esperienza del ritrarsi. Quando ieri abbiamo esaminato la crisi del mondo scientificizzato, abbiamo visto che il ritrarsi è caduto al giorno d'oggi in uno stadio in cui esso stesso si sottrae, ritraendosi in un abissale nascondimento. Perciò la questione è anzitutto di vedere se questa osservazione vale anche per il mondo politico. Avevo già fatto più volte un parallelo fra la minaccia totalitaria che incombe sul mondo politico e la crisi ecologica. Nella coscienza di questa crisi una profonda inquietudine si estende oggi al di fuori della filosofia, un'inquietudine che la fenomenologia diagnostica come oblio del ritrarsi. Ora, nello sgomento che il XX secolo prova dinanzi alle minacce totalitarie che mettono in pericolo la democrazia, si annuncia forse altrettanto
una coscienza extrafilosofica dell'oblio del ritrarsi? Il conflitto politico delle opinioni, il conflitto della doxa che diventa rendiconto per conseguire il giudizio più pertinente, presuppone, come ho spiegato nella seconda lezione, che tutti i partecipanti a questo conflitto rispettino la libertà dell'altro. Il fatto che tutti i partecipanti siano liberi si mostra in tutta la sua acutezza soltanto quando viene dibattuta la questione se una situazione sia un kairos, cioè una occasione per incominciare corrispondentemente al nuovo che si profila nel kairos, qualcosa di nuovo dunque per iniziare nel significato enfatico di questa parola. La libertà che viene esperita autenticamente è quella del poter iniziare. Gli altri mi incontrano nel mondo politico in modo autentico come altri, perché possono iniziare in maniera differente. Perciò il rispetto per la loro libertà dipende dalla coscienza che il kairos, la dimensione appropriata per il poter iniziare, viene accordato dalla latenza della sua provenienza temporale. Forse ripeto questa sentenza che è molto che è il centro del perciò il rispetto per la loro libertà dipende dalla coscienza che il kairos, la dimensione appropriata per il poter iniziare, viene accordato dalla latenza della sua provenienza temporale. Tuttavia, affinché la pluralità delle divergenti possibilità di iniziare in generale possa venire a linguaggio nella disputa delle opinioni, era necessario che l'ethos diventasse patrimonio comune. Ma anche quest'ultimo può essere salvaguardato soltanto se l'indisponibilità della provenienza temporale non precipita nell'oblio. L'umanità ha potuto sperimentare la connessione fra riservo, kairos, ethos e libertà, per così dire, ex negativo, nelle minacce totalitarie che nel nostro secolo hanno messo in pericolo il mondo politico. Nell'epoca della democrazia moderna, il rispetto della libertà è stato dichiarato sotto l'etichetta dei diritti umani come principio del mondo politico. Poiché il mondo politico nasce dal conflitto delle opinioni, da quel conflitto in cui si deve rendere conto, la pretesa alla libertà di opinione è il diritto umano semplicemente fondamentale. Ma appunto questo diritto sembra ora ordinare che tutto debba essere sottoposto alla disputa pubblica delle opinioni e quindi anche l'ethos. Se tutto viene fatto dipendere dalla deliberazione, lo stesso sembra dover valere anche per le decisioni prime in virtù delle quali vengono instaurate le norme che tutelano la normalità della vita in comune. Ma appunto con questa aspettativa l'ethos perde necessariamente il suo carattere vincolante. Infatti esso lo richiede appunto in virtù del fatto che non viene espressamente messo in vigore mediante decisioni prime, può solo essere accolto in quanto è già in vigore, già in vigore. Perciò nelle argomentazioni tese a stabilire le norme, l'ethos è disponibile soltanto al prezzo della sua impossibilità.
In Germania ci sono molte discussioni normative su una rifondazione dell'ethos, ma i discussioni stessi documentano la perdita dell'ethos. Attraverso la perdita di obbligatorietà dell'ethos viene sottratto il terreno alla comunità della vita politica in comune. Sembra come se si potesse controbattere questa assenza di terreno soltanto per mezzo di una decisione che intende rimettere in vigore l'ethos perduto. Può nascere la tentazione totalitaria di prescrivere alla società un ethos. Dietro a ciò si cela però l'ubris dell'uomo di assumere il ruolo a salvaguardia del mondo della latenza stessa e quindi di sfuggire alla finitezza dell'esistenza. A una analoga perversione si arriva con l'esperienza del Kairos. Per decidere se sussiste una occasione favorevole per il poter iniziare, bisogna valutare correttamente le conseguenze future dell'agire in una determinata situazione. A causa dell'incertezza relativa al futuro, per questa correttezza c'è soltanto un unico criterio di misura, la sintonizzazione della propria valutazione delle conseguenze con i possibili punti di vista valutativi degli altri, i quali però devono restarmi inaccessibili se non ho più alcun ethos in comune con gli altri. Se l'ethos perde il suo carattere vincolante, il giudizio riflettente procede a tastoni nel buio. In questa condizione può sembrare quasi inevitabile che si possa liberare il giudizio riflettente dalla sua impotenza, procurandogli per la correttezza dei giudizi un criterio di misura sicuro, voglio dire, un criterio di misura indipendente dalla sintonizzazione con le voci degli altri. L'insicurezza di principio di tutti i giudizi politici scaturisce dall'incertezza del futuro. Perciò si crede di poter trovare il criterio di misura presumibilmente affidabile, mettendo da parte il momento di sorpresa delle situazioni, sempre di nuovo diverse, che si producono nel mondo politico. A questo scopo era necessario ipotizzare che nella nostra aspettativa si lasci anticipare un futuro sicuro tale da attribuire un fine a qualunque agire politico. Così si ha la presunzione di poter prendere l'evento futuro che non è disponibile e portarlo nella sfera d'influenza della conoscenza e della disposizione umana. In questo modo il giudizio riflettente sembra poter abdicare al suo ruolo in favore di un giudizio politico sussuntivo, per giudicare l'aspetto particolare di ciascuna situazione immaginabile, la regola universale, grazie al già noto fine della storia, è già conosciuta. Questa regola viene presentata nel programma totalitario. In una onnicomprendente burocrazia dell'amministrazione politica della storia, questa regola può essere applicata anche ai casi particolari. In questo modo, la cosiddetta pianificazione politica può assumere nuovamente il ben noto carattere della deliberazione strumentale dalla quale nel mondo della vita ci sono gli esperti. Certamente la fede in questa pianificazione si smentisce con la palese cecità che tutti
tutti gli esperti della politica del tipo sopra descritto hanno verso tutte le situazioni che di volta in volta si presentano. Il tratto che accomuna la restituzione artificiale dell'ethos e la pianificazione programmatica destinata a sostituire il kairos è l'insorgere contro la finitezza. In questo modo diventa chiaro non solo che l'oblio del ritrarsi si annuncia nella crisi del mondo scientificizzato, oggettivistico, funzionalistico, ma anche che questo oblio è la fonte del totalitarismo politico. Esso rappresenta la sigla comune della nostra epoca. Ma a questa diagnosi fenomenologica deve seguire la questione terapeutica di come si possa superare l'oblio del ritrarsi. Il ritrarsi nascosto nell'apparire del mondo non è un oggetto che si potrebbe tematizzare con l'aiuto di una decisione volontaristica. Come ho già detto nella prima lezione, esso può annunciarsi solo indirettamente in una tonalità emotiva. Se oggi sia possibile operare un rinnovamento dell'apertura dell'uomo per il mondo in quanto tale, questo dipende dunque dalla presenza o meno, nell'epoca contemporanea, di una tonalità emotiva in grado di risvegliare nell'uomo la disponibilità a essere sensibile e ricettivo nel suo rapporto con il mondo, nei confronti del ritrarsi e a corrispondergli nel suo comportamento. Quando con i Greci nacque la nuova apertura al mondo dell'esistenza autentica, una tale tonalità emotiva era presente ed era lo stupore, il taumazein. Esso era sostenuto dal riserbo di fronte al ritrarsi. La questione è se c'è una tonalità emotiva della quale si possa dire che domina la nostra epoca e che in essa ritorni il riserbo dinanzi al ritrarsi. Heidegger ha richiamato l'attenzione sul fatto che in realtà una tale tonalità emotiva esiste e la ha definita come angoscia e sgomento. In corrispondenza al suo orientamento fondamentale verso le cose, Heidegger ha descritto il modo in cui nasce questa tonalità emotiva nel rapporto oggettivistico-funzionalistico con le cose. Collegandomi a Heidegger, ieri ho descritto il modo in cui in questo rapporto le cose perdono la loro stabilità interiore su cui possiamo soffermarci. Con ciò però anche il mondo perde la stabilità attraverso la quale esso dà un sostegno alla nostra esistenza. Il fondamento solido del mondo si trasforma così in un abisso di fronte al quale ci sentiamo spaesati. Lo sgomento provato di fronte ad esso ci incute angoscia, un'angoscia la cui origine però non siamo in grado di scrutare perché non ne riconosciamo la vera radice, il disperdersi del ritrarsi in un totale occultamento, un disperdersi che non riconosciamo proprio a causa di questo occultamento. Quest'angoscia inspiegabile, anonima, si aggira nel nostro secolo. È stata espressa più volte nella letteratura contemporanea.
e l'angoscia della perdita di quella patria che appartiene all'essere uomo, cioè angoscia di perdere il mondo come dimensione di apparizione dell'essere del mondo, nel mondo. Il mondo della terra natia è il mondo della vita che si manifesta in orizzonti nel quale, essendo mondo familiare, noi siamo a casa e possiamo sentirci nascosti e coperti. Ma affinché questo mondo possa apparire come mondo, ha bisogno dell'apertura al mondo dell'esistenza autentica. Essa non sarebbe più possibile se davvero l'oblio stesso del ritrarsi fosse caduto oggi totalmente in oblio. Se così fosse, allora di fronte al dominio totale dell'agire strumentale che fa del mondo un oggetto in senso oggettivistico funzionalistico, non ci sarebbe più alcuna alternativa. Ma come ho già detto nella discussione di ieri sera, con una tale descrizione caricheremmo eccessivamente la situazione attuale. Proprio nello sgomento e nell'angoscia che vengono attivati dal pericolo che abbiamo appena esposto, si annuncia il fatto che è possibile rinnovare il passaggio all'apertura dell'esistenza autentica al mondo. In Essere e Tempo, Heidegger ha definito l'atteggiamento che rende possibile questo passaggio con il termine di decisione. Ma con la parola decisione è da intendersi una disponibilità all'angoscia. Nell'angoscia avvertiamo come l'essere nel mondo ci sfugga nel nulla. Questo sfuggire sottrae il sostegno alla nostra esistenza. Il nulla in questo modo ci convoglia nell'angoscia perché esso non è afferrabile come un oggetto. E come il vortice invisibile in un gorgo che tira verso il fondo tutto ciò che appare alla superficie dell'acqua. Così il nulla ci sottrae le cose e rimane invisibile, occultato in quanto elemento sottraente. Questo però non è nient'altro che il ritrarsi che ritrae se stesso nell'occultamento. Come avevo già accennato nella terza lezione, in Heidegger il nulla non deve essere inteso nel senso del nulla privo di significato della metafisica. Il nulla che nell'angoscia scuote tutto il nostro essere nel mondo è solo un altro nome per il ritrarsi che ritrae se stesso. Trovare il coraggio dell'angoscia di fronte al nulla non significa altro che diventare ricettivi al ritrarsi. Il reggere all'angoscia nella decisione apre la nostra esistenza al mondo. Infatti, rendendoci sensibili al ritrarsi, questa angoscia rende possibile quel riservo davanti al riposare in sé delle cose di cui parlavo ieri. Tale riservo ci mette in condizione di attribuire alle cose una tale attenzione da soffermarci su di esse e preservarle dalla scomparsa nell'utilizzo funzionale. Poiché quando sostiamo presso di esse, le cose diventano luoghi nei quali si focalizza il mondo. Il riserbo nel rapporto con le cose è solo il modo in cui può ottenere forma concreta il riserbo dinanzi al ritrarsi al quale dobbiamo l'apparire del mondo.
A questo punto possiamo constatare che c'è una tonalità emotiva che domina nel nostro tempo, angoscia e sgomento, nella quale si annuncia una nuova sensibilità verso il ritrarsi e quindi la possibilità di un rinnovamento dell'apertura dell'esistenza autentica al mondo. Ma qui sorge una ultima obiezione. Secondo essere e tempo, il passaggio all'esistenza autentica viene reso possibile dalla decisione. Agli eventi del mondo appartengono però, accanto alle cose, anche gli affari, cioè possibilità di azione. Perciò all'esistenza autentica inerisce la prassi nel mondo politico. Questa connessione viene confermata storicamente dal fatto che presso i greci, contemporaneamente alla teoria, nacque la democrazia. Ma come possono essere in grado tonalità emotive come angoscia e sgomento di motivare l'uomo all'attività dell'agire? Non parliamo giustamente del fatto che l'angoscia paralizza un uomo e che lo sgomento lo pietrifica, cioè che tali tonalità emotive rendono l'uomo incapace di agire. A questa obiezione possiamo rispondere con Heidegger che si deve distinguere le tonalità emotive dell'esistenza quotidiana dall'esperienza delle tonalità emotive che avviene nell'autenticità. Nell'esperienza quotidiana, angoscia e sgomento ci appaiono come tonalità emotive che bloccano l'agire. Ma se vengono vissute in modo autentico, esperiamo in esse il riserbo di fronte al ritrarsi e questo riserbo è molto ben adatto a spronare l'attività dell'agire. Tutto questo si mostra se prestiamo attenzione al fatto che il conflitto delle opinioni, attraverso cui viene dischiusa la dimensione pubblica del mondo politico, si fonda sul rispetto dinanzi alla libertà degli altri. Da parte sua, questo rispetto, come abbiamo visto, non va perduto soltanto se il ritrarsi che sottrae la provenienza temporale del kairos e del ethos al nostro potere di disposizione viene preservato dall'oblio, ma per questo ci abilita la tonalità emotiva del riserbo di fronte al ritrarsi. Con la perdita del riserbo va perduto anche il rispetto per la libertà, come hanno mostrato anche troppo chiaramente i regimi totalitari. Analogamente a come il riserbo contenuto nello stupore rende possibile il sostare contemplante dinanzi al riposare in sé delle cose, il riserbo dinanzi al ritrarsi che agisce nel kairos e nell'ethos si concretizza nel rispetto dinanzi alla libertà degli altri. Questo rispetto ci abilita a quel agire tramite il quale viene fondato e salvaguardato il mondo politico. La libertà autentica è quella del poter incominciare nel kairos. In virtù del rispetto per la libertà così intesa, la democrazia lascia che i cittadini parlino senza impedimenti. Infatti, così facendo, tiene aperta la possibilità che nuove e inconsuete opinioni indichino all'agire comune la strada per nuovi inizi, grazie ai quali il mondo politico possa rinnovarsi.
se con la propria opinione qualcuno apre la strada al nuovo, ciò è possibile perché il mondo, come si può formulare in italiano, gli appare in una nuova luce e comincia a vederci chiaro. Ma anche nella mia lingua tedesca e in altre lingue europee ci sono metafore analoghe. Esse rinviano al fatto che all'esistenza umana appartiene l'apertura per la dimensione aperta e in questo senso luminosa del mondo, grazie alla quale si schiudono gli orizzonti per l'agire. Da Kierkegaard in poi il concetto moderno dell'esistenza dice che l'essere del singolo uomo ha il carattere dell'essere possibile, cioè dell'essere possibile delle sue sempre nuove possibilità di azione. Nello scuotimento dell'autenticità, io posso essere sopraffatto dalla certezza che la mia esistenza mortale si trova in ogni momento, in quanto essere possibile, nel pericolo di sprofondare nell'oscurità del nulla. Questa tonalità emotiva si può impadronire di me nella forma dell'angoscia. Essa è l'unica tonalità emotiva di questo tipo che Heidegger ha analizzato in Essere e Tempo. Ma con ciò non è detto che non esistano altre tonalità emotive autentiche. Io non ho bisogno di esperire la concessione del mio essere possibile a partire dal ritrarsi esclusivamente nella forma della minaccia per mezzo del nulla. Essa mi si può presentare in maniera autentica anche nella felicità che mi scuote per la liberazione del mio essere possibile e per l'emergere dell'unico mondo a partire dell'oscurità del rifiuto. In tale liberazione erompe la libertà di afferrare e progettare nuove possibilità esistenziali, cioè di cominciare di nuovo. Se io possiedo una tonalità emotiva tale da essere capace di questo inizio, ripeto la mia nascita, il mio venire alla luce, cioè la provenienza della mia apertura per il mondo dall'oscuro nascondimento. Se attraverso il conflitto politico delle opinioni cade una nuova luce sul mondo e attraverso ciò diventa possibile un nuovo inizio nel nostro vivere insieme, questo è qualcosa come una ripetizione della nascita. Questa idea è stata sviluppata soprattutto da Hannah Arendt. Vorrei riprendere questo concetto della natalità usato dalla Arendt e sostenere che il rispetto democratico per la libertà di opinione degli altri, che il rispetto democratico per la libertà di opinione degli altri è motivato nelle sue radici più profonde dal riserbo di fronte al natale rinnovarsi della luce del mondo nell'esistenza del singolo uomo. Ma l'uomo incontra questo divenire nuovo anche quando, come era accaduto nell'inizio greco della filosofia e della scienza, nello stupore egli diventa sensibile al fatto che il bell'ordine del mondo, il cosmos, viene inizialmente in luce invece di restare nel nascondimento a causa dell'oscurità del nulla. Anche questa tonalità emotiva è dunque ispirata dal contenersi di fronte al rinnovamento della nascita. Ma questa riservatezza non è altro che il riserbo.
Il riserbo è la tonalità emotiva in cui si annuncia la natalità dell'esistenza. Poiché in ciò consiste il carattere fondamentale del riserbo, esso è la tonalità emotiva che dà all'agire la forza per nuovi inizi, grazie ai quali si può trasformare il mondo. Se nella esistenza autentica si manifesta la natalità, sorge una tonalità emotiva dell'incamminarsi che mette in grado l'uomo di poter incominciare. Una simile tonalità emotiva dell'incamminarsi, nella quale si rinnoverebbe l'inizio greco, è possibile ancora oggi, posto che siamo in grado di esperire nel passaggio attraverso l'angoscia e lo sgomento della nostra epoca, il riserbo della nascita. Grazie.